Molto buono questo piatto, ha molto gusto, c'è molto pesce, però per arrivare a questo punto e impiattarlo e tutto il resto, vediamo come riuscire a farlo e a cucinare il pesce. Una padella piuttosto ampia, dove mettiamo prima un po' d'olio di extravergine, uno spicchio d'aglio, un po' di prezzemolo, io metto anche un po' di timo che dà più gusto. Ho già preparato prima, logicamente, lo scampo pulito e tagliato, il gamberone pulito e tagliato, cozze, vongole lavate e pulite, i gamberetti e una capasanta. Ho tagliato per comporre il piatto anche un calamaro con i suoi tentacoli e un po' di polipo. Tutto il pesce che è elencato è a crudo, solo il polipo deve essere già precotto prima, se no non lo cuociamo più. Questa padella con l'olio e lo spicchio d'aglio e il prezzemolo sul fuoco. Intanto buttiamo giù gli spaghetti, circa 80-90 grammi di spaghetti, che cuoceranno per conto loro. Il pesce non ha bisogno di una lunga cottura, quindi arriviamo giusto alla cottura degli spaghetti. Una volta che l'olio comincia a friggere attorno all'aglio, prendiamo l'aglio, lo togliamo e cominciamo ad aggiungere il calamaro tagliato, il polipo tagliato, pomodorini, 10-12 pomodorini per un piatto, lasciamo che cuociano leggermente, aggiungiamo dopo 4-5 minuti gli scampi, il gamberone, il capasanta. Io l'ho messa, come vedete, col guscio, perché la tengo col guscio sotto e la capasanta sopra, in modo che non si restringa troppo. Per ultimo metto cozze e vongole, un filino di vino bianco, un po' di sale e un po' di pepe. Chiudo con un coperchio, lascio cuocere finché cozze e vongole non si sono aperte. Questo avverrà dopo 4 minuti. Non ci vuole molto tempo. Spengo e lascio lì la padella col coperchio sopra che non si raffreddi. Una volta cotti gli spaghetti, gli spaghetti non vanno cotti del tutto nell'acqua, ma si dovrà procedere in questo modo. Io con una pinza tolgo lo scampo, il gamberone, il gambero, il polipo dalla padella, prendo gli spaghetti che saranno al dente, li butto nel suo sugo dentro la padella, li faccio cuocere ancora 2 minuti nel loro sugo insieme a cozze, vongole, calamari e polipo. Quando vedete che gli spaghetti sono pronti, li impiattiamo. Io ho usato questo piatto ovale piuttosto lungo perché mi piace, riesco meglio a confezionarlo, e aggiungo, dopo che ho versato tutto nel piatto, aggiungo la capasanta, lo scampo, il gamberone, le code e metto un po' di prezzemolo ed è il piatto praticamente pronto, è lì, basta solo mangiarlo e gustarlo. Questo meraviglioso piatto, se volete assaggiarlo, potete contattarci al nostro numero di telefono fisso che è 0383 94 4595 oppure al cellulare, un numero di cellulare che è 351 538 4021 che vi risponderò io. La Corte dei Gusti dove si trova? Si trova in piazza Papa Giovanni XXIII a Rimanazzano. Vi aspettiamo anche per il pranzo di Natale, noi siamo qui a vostra disposizione. Auguro a tutti un buon Natale, un buon Capodanno e arrivederci presto. Cin cin.